La società Cicalcio Illasi nasce nel 1966, attualmente conta 147 tesserati e copre le squadre che vanno dalla scuola calcio, piccoli amici, fino alla prima squadra che milita in promozione. Quest'anno siamo riusciti, non con poca fatica, a istituire anche la squadra degli allievi. La scuola calcio principalmente conta di circa 48 bambini, dei quali ci sono quattro squadre di piccoli amici, di cui tre giocano nei campionati FIGC. Attualmente la nostra squadra utilizza questo campo sportivo, utilizza anche il campo sportivo che da noi chiamato Campo Vecchio, che è in piazza Illasi, e dà la possibilità a queste strutture di giocare a tutte le squadre, sia da 11, da 7 o da 5. Abbiamo inoltre la possibilità di utilizzare la palestra comunale e un campo sintetico a 5 che si trova qui dietro di me. La nostra filosofia è quella di far divertire i nostri bambini, a cercare di introdurli in quello che è una vita di comunità dove principalmente vige il rispetto ognuno dell'altro, nello stesso tempo che si divertono nel gioco. Per quanto riguarda i nostri allenatori, abbiamo 9 allenatori che si dedicano a queste squadre e uno che si dedica all'allenamento di portieri. Per quanto invece riguarda l'aiuto che ci sta dando la società Chievo, dobbiamo sicuramente ringraziarla per quanto riguarda il suo supporto tecnico, cioè la possibilità di far sì che i nostri allenatori siano preparati. Sono stati così preparati che dalle nostre categorie giovanili abbiamo contribuito con dei bambini, anche ragazzi, all'aumento della nostra credibilità all'interno della società Chievo. Per quanto invece riguarda il coinvolgimento delle scuole, abbiamo in prospettiva di fare delle iniziative con le scuole elementari di Illasi, come è già stato fatto per gli altri anni, e nello stesso tempo cercare un po' di coinvolgere più bambini possibili a questo sport, che se iniziato in un determinato modo sicuramente fa crescere dei giovani che saranno preparati a rispettare il prossimo e nello stesso tempo diventeranno anche con lo sport dei bravi cittadini.